Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono una compagnia speciale per iniziare questa nuova serie con il botto, in quanto faremo il confronto tra due scarpe parecchio hype. Darei subito la parola all'ospite d'onore, Alessandro. Ciao a tutti. Ragazzi, grazie oggi dell'ospitalità. Ragazzi, oggi andremo quindi a trattare, come leggerete anche già dal titolo, le Air Jordan 1 in collaborazione per Off-White nelle due colorway. Quella uscita quest'inverno e quella uscita invece attualmente. Dunque Ale, io direi che ci devi fare una presentazione, un minimo, un cenno su queste scarpe, in quanto io sono parecchio ignorante, sappiatelo. Allora, la scarpa è una rivisitazione da parte di Virgil Abloh della silhouette storica del 1985, la prima signature shoes di Michael Jordan, quindi la prima scarpa che Nike ha creato appositamente per Michael Jordan, e appunto data di rilascio 1985, quando Jordan ancora giocava con il logo Nike sulle scarpe, perché appunto il Jumpman, quindi il logo Jordan, è stato introdotto poi nell'88 con le Jordan 3, quindi qui abbiamo ancora il classico logo sulla scarpa. La colorazione che ho io è la colorazione Chicago, quindi colorazione ispirata ai Bulls, squadra storica di Michael Jordan, e per cui ecco, diciamo che queste sono le basi da sapere. Ammortizzamento okay. Della scarpa Air, naturalmente, Air nella parte del tallone, nascosto perché il primo Air visibile viene introdotto con le Air Max 1, quindi ci arriveremo poi più avanti nelle prossime puntate. Va benissimo. E quindi direi che questi sono i 3-4 cenni che bisogna sapere quando si parla di Jordan, secondo me. Quindi ragazzi, questa è una breve introduzione, giusto appunto, che faremo sempre, giusto appunto per capire il modello di scarpa in questione che si va a trattare, e una base, ecco, di storia non fa mai male a nessuno. Adesso direi un secondo quindi di confrontare i due pezzi tra di loro, compresa anche la scatola, perché ricordiamo che la scatola non è la solita per entrambe le scarpe, in quanto sì, sono tutte e due Jordan 1, ma come parlavo anche prima con Ale un secondo in privato, sono due scatole completamente diverse, giusto? Sì, allora la tua riprende i colori classici delle Jordan 1, cioè qualsiasi Jordan voi comprate o abbiate comprato veniva con la scatola così nera, logo rosso, swoosh rosso, mentre quella che ho io, siccome ha fatto parte del primo pack che era revealing, quindi questa rivisitazione delle scarpe, viene con la scatola marrone e all'interno c'è il Jumpman oro. Esatto. Che però non è classico della scatola delle Jordan 1 di solito. Niente, di qua faccio vedere che esatto è la scatola classica senza a parte i sacchetti di plastica che ci ha messo. No, in realtà questa è la sua busta, dai, non mi accusare. Sì, certo, quelli che ha messo Virgil, dico, è lui che ha messo il sacchetto di plastica. Ah, Virgil, certo. E un'altra cosa, Ale, in dotazione alle tue scarpe c'erano comunque 5 paia di lacci, comprese quelle già sulla scarpa? Allora, nella mia ce n'erano praticamente perché 3. Io ce n'ho uno, no, 4, scusa. Uno celeste, uno viola, uno nero, un arancione, che sono ora insieme un secondo, e poi c'ho la scarpa che comprendeva già quelli bianchi. Nero arancione. Quindi, come il tuo bianco, okay. Come quello che hai tu sulla tua scarpa, e poi okay. Quello nero che io ho sulla mia. Quindi ti mancherebbe il viola e il celestino. C'è un colore, ci sono due colori in più nella tua. Minchia, vedi? La mia aveva appunto. È un plus questo. Sì. Si sono sacrificati. Sì. E il prezzo, ricordiamolo, però il retail era sempre il solito, 181 euro. Poi ovviamente qualche negozio l'ha rivenduta. Teoricamente sì. Teoricamente era 181 euro per tutte e due, esatto. E, a parte quindi la scatola, andiamo a vedere ora i soggetti in questione, no? Che sono quelli che ci premano di più alla fin fine. Mi hai fatto notare il particolare del dietro, che io lo sì, rifarei esatto. Vedere. Esatto. Praticamente Ale mi aveva detto, sul dietro compare
c'è lo stacco tra il beige e il bianco che ricappa nell'altro lafera. Non so come spiegarmi, spiegalo meglio te nel caso. Sì, no, cioè, no, giusto, ci sta lo stacco tra il colore di questa Vedete, parte esatto, vedete tipo nel dettaglio che c'è scamosciata e la dalla pelle di parte qui. esterna della scarpa il beige tipo, e poi dal dietro a riprendere sul lato interno invece il bianco. In dotazione te quali lacci ci hai trovato? Queste qua bianche, questi qua bianchi. Neri, neri, neri. Tutte e due si sono usate queste scarpe, ragazzi, Sì, alla perché, grande, guarda, ecco, suona ci sotto. piacciono, però non rivendute, perché, ecco, secondo noi, se riesci a prenderti un modello del genere, è giusto che tu lo tenga. Nel senso che, ok, sì, ci puoi rifare soldi sopra, ma tanto poi non lo riprenderesti più. Non ci ho Quindi neanche pensato un secondo a rivenderle queste. esatto. È un, come capite, molto molto appassionato. Seguitelo anche sul suo profilo, perché cioè mette di continuo novità e soprattutto è un appassionato di sneakers come me, quindi si condivide la solita passione. È Che una ti c'è cosa che scritto? cambia rispetto al modello normale, diciamo, di Jordan 1 è sicuramente la tag sulla linguetta, che qui viene Ecco, bravo. spostata lateralmente Ma te anziché che averla nella parte centrale come è di solito, insomma. hai? Ok, invece te sul tag cosa hai scritto? Off-White, CEO Nike, Zip Tie 2017. Tu avrai il Ecco, 2018. esatto. Io invece ho scritto Off-White, CEO Nike, Credit 2018, Zip Tie. Quindi cambia anche l'ordine della scritta, se non erro. Esatto, sì, perché sotto c'è scritto Credit 2018, Zip Tie. No, anche la mia, scusa, Ah, C2017, ok. Quindi cambia solo l'anno. Te il poi Zip 2017, Tie. vero? Questa Sì, linguetta qua? Di che colore ce l'hai te? rossa, bianca con la scritta rossa. Ok, invece io ce l'ho trasparente con praticamente la scritta arancione. Arancione. Ok. E quindi adesso, raga, vediamo la parte esterna, comunque le cuciture e i dettagli di entrambe. State vedendo entrambe, messa a confronto. Sul fatto del logo Jordan, te giustamente c'hai, a parte qui, tutto Logo rosso. nero. Il logo è nero, ecco, esatto, infatti. Io invece ce l'ho bianco stampato sopra. E sull'interno comunque c'è sempre la scritta 85, Allora, giusto? esatto, logo nero, interno 85 E il con logo l'alone comunque ritraspare. del logo che si vede. E ritraspare anche nel tuo, essendo nero, ecco, infatti. Qui, se dovete L'importante è fare anche il quello. digit check, è importante che ci sia questo particolare. Importantissimo, esatto, infatti, perché se non traspare, ovviamente la scarpa non è real. Così come sulla toe box qua davanti deve essere un pochettino tipo usurata, sembra quasi usata, dove ci sono i forellini per la traspirazione. Vero, sì, Penso sia così esatto, anche sembrano là qui. quasi, sì, sembrano quasi bucati male, esatto, Sì, sì, esatto, infatti. tipo sfilacciato quasi. Quindi, ecco, anche per questa informazione qua, se uno volesse fare un legit check di questa scarpa, ecco, quali dettagli secondo te dovrebbe guardare? Il primo che abbiamo fatto vedere, quindi il tallone, che ci sia quel rettangolo di stacco tra le due cuciture, Ok. Perfetto. la parte davanti della scarpa, Che si diceva ora, esatto. sì, come diciamo prima, l'alone interno Del del Jordan, logo che deve sicuramente. essere visibile, per cui questi tre punti secondo me sono quelli Più fondamentali, ecco. forse più difficili da contraffare, diciamo, una roba così. Ok. E mentre, però sicuramente anche l'etichetta interna, quella dove c'è scritto comunque la taglia, ecco, ha un Beh, minimo di l'etichetta valore. interna è un parametro da guardare sempre per qualsiasi scarpa che si Esatto. compra di resale, perché lì le date non mentono. Se trovate delle date che sono simili tra di loro o che c'entrano poco, vuol dire che la scarpa non è buona. Cioè, Esattamente, infatti io qua questa c'ho. poi non è una regola, però di solito è buona cosa controllarla. Poi anche i codici, comunque, esatto, io tipo ci ho scritto anche un codice sopra Made in China che è Sì, quello AQ0. è il modello, cioè il codice del modello Ma praticamente. Quindi è chiaro. nel fake secondo te si trova diverso questo codice? Sì, può Può darsi, può darsi. darsi, Cioè, in ecco, alcuni esatto. casi può Aspetta, lo succedere che faccio anche un sia secondo diverso. vedere. Che ora non si vedrà benissimo, però intravedete un po' qualcosa. Ecco, poi un'altra cosa da dire è che Vai. la scritta Air non è a caso qui,
ma perché in quel punto qui c'è appunto la borsa di air che fa l'ammortizzamento della scarpa. Ah, quindi la scritta R non è soltanto parte grafica? No, no, Io no, no, no. L'air mica. è nella scarpa. La tecnologia di ammortizzamento è air. Ok, Quindi. e fin lì avevo un pochino intuito, però che in quel punto lì dove ammortizza la scarpa non l'avevo Sì, capito. la borsa è praticamente qua dentro, Ma come senti sull'Air te, Max, per io dire. penso che questo dettaglio sì, sarò ignorante, ma tanti non lo sapessero, giuro. Ale, se tu provi a tagliare la tua scarpa, trovi l'air. Io faccio provare Ma fai provare a me, lasci a te. questo. Sì. Io ragazzi, rigiro la frittata e invito voi a tagliare la vostra. È vedere E se c'è o non c'è lei, vedere perché qua se Mario è una Alessandro ha stronzata, che mi ha ragione. detto, per cui. Raga, non potete dire che questa serie non è figa perché veramente supportateci, lasciate subito un bel like a questo video. Due like, ok, è la Due prima volta, like, uno per quindi me e uno due. per Alessandro, esatto, essendo il primo video, sicuramente poi andranno meglio, però intanto iniziamo a supportarci. Però ho preso l'altra perché quella col tag mi era venuta a noia. Ok. Poi un'altra Ah, cosa io è ho un la difetto però spugna. su queste scarpe e lo devo dire oggettivamente. Sono bianche, c'è la Si spugna qua, sporcano. c'è la spugna qua che ora non, te non la vedrai, poi nel video me la vedrai, è già sporca. La spugna, questa qua che sta poi a contatto col calzino, perché è bianca La anche la mia spugna. essendo nera, La tua è invece. nera. A prescindere dalla scarpa, ok, che è bianca e si sporca subito, siamo d'accordo, ma la spugna questa qua è micidiale. Sì. È qualcosa Io ti micidiale. dico, io le proteggo spruzzandoci il crepe, perché fa un po' di protezione. Ok, io non mi fidavo, però se ora mi dici che ci si può Quindi spruzzare, proverò. facciamo un appello a Crepe, che sicuramente sta guardando il video, di Sì. Perché mandarci un sacco di bombolette a me Alessandro ci servono, capito Crep? Perché veramente, come si fa se non. fondamentale. Secondo me vanno portate con la TAG. Sai che c'è un po' la diatriba bisogna toglierla, bisogna lasciarla. Anche, no, no, io la terrò for Io, life. secondo me, lasciarla dà proprio un valore aggiunto alla scarpa, un particolare in più. Cioè, è stata Oggettivamente, pensata così, bravo, bravo, il hai ragione creatore la uguale. porta così, per cui è Bravissimo. un'indicazione, secondo me. Poi ognuno è libero Sono di fare quello che pienamente vuole, d'accordo. anche di portarle senza lacci, fate voi. Top. Sulla soletta, cosa c'è scritto te all'interno? Guarda, te la inquadro anche, c'è scritto Nike Air, tranquillamente. E poi, ora non si vede però sulla cima, c'è tipo soletta con rilievo, un pochino di rilievo, Io ho puntine. invece ho il logo off-white con scritto The Ten all'interno. Ah, vedi, hanno cambiato anche quello allora. Sì, Perché questa faceva parte del pack di The Ten, quindi. è vero, però qui non c'è nemmeno il loghetto Off-White, nemmeno da dire Nike per Off-White, c'è proprio scritto Nike Sono fake allora. Queste sono fake, ragazzi, in tutto questo video siamo giunti alla conclusione, le mie scarpe sono fake. Va No, benissimo. Sì, scherziamo. è ironia, ragazzi, ridiamoci che fa bene ridere. Io ti lancio una sfida, cioè Eccoci, scriviamo nei commenti eccoci, qual è la vai. scarpa che vince, insomma. Mi sembra giusto, Oh, bella questa, mi piace, mi piace. Fate nei commenti, così, giusto per intrattenerci un po', fateci sapere qual è la scarpa tra le due che preferite, ma non a simpatia delle persone, la scarpa, il modello che preferite, mi no? Ah, adesso la vinci te, raccomando. quello. Sì, è arrivato, lo vedi? Chi parte così è perché sa già di avere la vittoria in tasca. È quello, allora No, dice, vabbè, perché, sei ma tu più forte. compri i follower per quello, no? Quindi sei sul tuo canale. No, ragazzi, fateci veramente sapere questa cosa. E allora io direi di salutarli. sì, anche perché tra 5 minuti droppa Supreme, per cui dobbiamo essere svegli. Hai ragione, sei registrato nell'orario sbagliato. Quindi, raga, vi saluto velocemente. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, raga. Un bel like, supportateci, commentate scrivendo questa cosa, chi secondo voi ha la meglio. Noi ci rivediamo con questa serie, con un prossimo video. Ringrazio un'altra volta tutti per l'attenzione. Saluto Ale. Saluto anche a te e a tutti. Raga, bella!